Ciao, sono Elena e sono qui per aiutarti a scoprire e migliorare la tua voce. Ti do il benvenuto sul mio canale e qui nel mio studio. Oggi parleremo di 5 curiosità sulla voce che forse non sapete. La prima curiosità è: quante corde vocali abbiamo? Probabilmente tutti voi sapete che noi abbiamo 2 corde vocali vere, ma abbiamo anche 2 corde vocali false, che sono delle membrane posizionate al di sopra di quelle vere. Le corde vocali false normalmente quando cantiamo devono essere in posizione retratta, ma è anche vero che per alcuni stili vocali è utile imparare ad utilizzarle. La seconda curiosità è: ma che cos'è la voce? E in questo caso vorrei citare il dottor Franco Fussi. La voce non è qualcosa che abbiamo, ma è qualcosa che facciamo, è quindi un comportamento motorio legato a muscoli e a aria. La terza, che i miei allievi sanno benissimo, è che quando parliamo di respirazione diaframmatica non intendiamo solo il movimento del diaframma verso il basso e verso l'esterno, ma parliamo di tutti i muscoli a 360 gradi che lo circondano, quindi addominali, retti, obliqui, intercostali e dorsali. La quarta curiosità è: cosa fanno le corde vocali per emettere i suoni e quindi delle frequenze diverse? Più andiamo verso l'alto, più le corde vocali si allungano per produrre frequenze più acute. Più andiamo verso il basso, le corde vocali si accorciano per produrre frequenze e quindi note più basse. La quinta curiosità, che sicuramente interessa a tutte le persone che si sentono stonate e quindi che pensano di non poter cantare nella propria vita, è: sapete che esistono 2 tipi di stonati? I primi sono quelli che non hanno un orecchio ben allenato e che quindi faticano a riconoscere l'intonazione dei vari suoni che devono emettere. Ma poi abbiamo anche un altro tipo di stonati, che sono coloro che magari sono intonati a livello di orecchio, ma ancora non hanno una tecnica adeguata per riprodurre in modo corretto i suoni, quindi i suoni che ne risultano sono calanti o crescenti. Entrambi si possono correggere, per entrambi c'è un lavoro che si può fare. Per chi è stonato a livello d'orecchio c'è un percorso di ear training che aiuta tantissimo, per chi invece ha solo un problema tecnico, lavorando con i vocalizzi, quindi la tecnica, si sistema tranquillamente. Quindi tutti possono cantare, indipendentemente dai fattori iniziali, cioè chi è più o meno predisposto. Con questo breve video spero di avervi detto 5 piccole curiosità che forse non sapevate. Ci vediamo al prossimo video!